cioè il problema è se ti aspetti un Bologna insomma diverso rispetto a quello che hai raccontato l'andamento. Ma io mi aspetto lo stesso Bologna dell'andata, anche perché venivano da un periodo positivo il Bologna, e mi sembra che sta continuando sul suo trend, anche se con mille difficoltà, quindi stanno portando avanti un campionato all'altezza. Sul discorso del Palermo, noi eravamo all'inizio del campionato, non eravamo partiti benissimo e ci stavamo riprendendo. Questa è stata una partita che ci ha dato lo slancio, se mi ricordo, all'andata. Però nel frattempo è passato un girone, è un girone già dopo una partita diversa dall'altra, penso tra un girone e l'altro, dipende anche come ci arrivi, dal momento, da tante situazioni. Io sono convinto che noi siamo una buona squadra, l'abbiamo dimostrato, però penso che lo dobbiamo ancora dimostrare, e domani se abbiamo l'ulteriore occasione. Senza i due terzini titolari, Cassano e Balzaretti, cosa cambia realmente? Cioè, anche per le caratteristiche insomma, dei giocatori che poi andranno a sostituire? Noi quest'anno abbiamo avuto magari qualche problema, nel senso che ci è mancato, cioè di solito tu c'hai infortuni, squalifiche e capitano sempre, magari insomma un po' l'attacco, il centrocampo di fermo, è capitato di non avere magari un periodo di difensore centrale, un periodo di non avere le punte, adesso un periodo che non abbiamo i terzini. La sfortuna vuole che magari anche i sostituti non stiano bene. Però nell'arco di un campionato ci sono queste situazioni, soprattutto quanto giochi più o meno con gli stessi giocatori e gli impegni sono ravvicinati, però bisogna fare di necessario tu, quindi qualcosina cambierà anche per caratteristiche di giocatori, però sono convinto che chi andrà in campo domani, come al solito, non farà rimpiangere gli assenti. Poi volevo chiedere anche un'opinione su Abel, anche su quello che è successo, se vuole, insomma, più che altro come l'ha visto in questi due giorni dopo questa partita. Ma di fronte a queste situazioni, c'è sempre la reazione che è personale, cioè non esiste uno stereotipo, nel senso che cioè colui che pensi, non so, che abbia questo atteggiamento da macho, cui di fronte a queste situazioni reagisce magari come uno che si abbatte, altri che invece non hanno questo atteggiamento da macho reagiscono con personalità. Sicuramente non è stata una cosa bella, penso che però non sia anche un discorso ricollegabile a quello che è successo, come tutti vogliono dargli una chiave di lettura a quello di Cavani, anche perché una sprangata è un avvertimento, una rapina è una rapina, cioè nel senso non sono due cose completamente diverse, cioè non sono cose da collegarsi secondo me, e una rapina può capitare anche a Losanna, quindi non c'entra niente infangare il nome di Palermo. Questa stiamo parlando di criminalità, la criminalità penso che non abbia quartiere, e secondo me lo troverei sciocco se facessimo i due accostamenti come ho visto che si fanno i due accostamenti. C'è la differenza che Cavani chiese tanto di andare via. Cavani chiese subito di andare via, Abel ha detto voglio restare per mettermi tutto alle spalle. Cioè se ti danno una sfregata alla macchina o ti affrontano viso a viso, e allora può essere un fatto legato al calcio. Una sprangata è un avvertimento. Io siccome lavoro sempre al meridione, un po' conosco la mentalità, cioè una sprangata è giovane, hai fatto qualcosa che non dovevi fare. Questa è la situazione. Quindi per questo sono due cose completamente diverse. Psicologicamente perché guarda come è la cosa che ha fatto prima, cioè il suo stato d'animo. Ma bene.
Io davvero scherzando, gli ho detto, di solito le fai tu le rapine, stavolta te l'ho fatta te. Per questo, cioè, bisogna anche sdrammatizzare. Cioè, il ragazzo mi sembra che ha reagito in maniera positiva, nel senso che cioè, è subito andato in campo, non si è pianto addosso, cioè, poi c'ha l'affetto di tutti, l'affetto della gente, l'affetto della società, l'affetto dei compagni. Questo penso che sia importante, anche perché questi episodi vanno stigmatizzati. Però purtroppo, siccome sono fatti che non dovrebbero accadere e bisogna sicuramente rimarcarli e non tacerli, però fanno parte, poteva capitare anche uno che lo faceva calciatore, cioè la rapina capita a tutti. A me non mi rapino, non c'è niente a rapinare che gli do gli orologi del Decathlon, cioè a me non mi rapinano in questo senso. Luigi. Scusa, tornando alla partita, come stai nel tutto un ghiaccio e poi se c'è la possibilità stavolta di vedere o a destra e Muñoz al centro? Sto valutando questo discorso della seconda domanda, quel migliaccio non sta benissimo ma stringi i denti. Io non escludo niente a priori, solo che devo mettere in campo i giocatori in base alle proprie caratteristiche, cioè non è che posso inventarmi un terzino se non ce l'ho, cioè, quindi devo mettere in campo in base alle caratteristiche quello che ti dice il momento, se ti dice anche la squadra avversaria, quello secondo le caratteristiche, cioè, non è che posso inventarmi in situazioni strane, però penso che non è questo un problema. Altre domande? Degli si è parlato tantissimo di questa fase difensiva e si è capito che in molte delle, soprattutto sulle allenanti, è una questione di attenzione, diciamo di concentrazione. Ti chiedo, perché io non lo so, in questi casi si lavora, c'è un modo per lavorarci oppure se tu sei attento, se sei disattento, rimani disattento? Sai cosa c'è? Sui calci piazzati, di solito, quando vedi che le cose non vanno, non puoi neanche dire, sai che c'è pazienza, siamo così, non va bene, devi cercare di poter cambiare qualcosa. Poi però mi accorgo che anche gli altri, vai a vedere quello che fanno gli altri, quelli più bravi di te, e vedo che difendono alla stessa maniera. Quindi sicuramente c'è qualcosa da cambiare, però sicuramente c'è qualcosa anche da metterci l'attenzione, perché secondo me sul calcio pesato, al di là delle qualità degli avversari, e in questa categoria a differenza degli altri c'è anche la struttura fisica, ci sono i chili, di vedere le caratteristiche dei tuoi giocatori, però secondo me è anche una questione d'attenzione, perché se no non si spiega perché certe partite le pigli, certe partite non le pigli. Ultime due di Marco e Gulla. Insomma, due parole su di Vai, che se non ricordo male, insomma, lei conosce molto bene la Salerno, mi sta. Sì, sì. Di Vai è un giocatore che era un predestinato quando l'ho allenato io, e penso che la sua carriera sia lì. Mi sembra che un giocatore che ha grandissima motivazione, soprattutto ha trovato il suo ambiente, nel senso che cioè, si sente un giocatore importante lì, quindi non mi sorprende, poi le capacità le ho sempre riconosciute, le ha sempre avute. Zampanini, c'è una domanda, è vero che in settimana hai incontrato Zampanini? Sì. Se hai detto qualcosa... Ah, per forza, perché abbiamo parlato, è normale, se ci siamo incontrati abbiamo parlato. No, cosa? Se lo sa fare? No, abbiamo parlato del momento, della situazione, come giusto che sia, tra un allenatore e il mio presidente. Cosa che facevo anche prima, sotto questo punto di vista, del momento, quello che c'è da fare, delle situazioni contingenti, solo che stavolta rispetto alle altre occasioni ci ho parlato di persone, ma telefonicamente. Tanto si è saputo che domenica non avrà problema, non lo so. No, non lo so, questo non lo so, anche io sono con voi, ma non ve lo dico, la differenza è questa, ma non lo so.
Personalmente io ce l'ho con me stesso, vedi, io non ce l'ho mai con gli altri, io ce l'ho sempre con me stesso. È un colloquio che vi avvicina o vi allontana? Mi l'ho già detto, io non ho mai fatto storia col Presidente, cioè nel senso che quando c'è una diatriba o una cosa, io non c'era, quando leggo c'è da fare la pace, per fare la pace bisogna litigare, io non avevo litigato col Presidente, magari su certe cose non siamo d'accordo, per il restante più a differenza sua, se c'è qualcosa che non va glielo dico lui, ma questo, su questo siamo rimasti chiari dall'inizio, cioè l'abbiamo sempre fatto. E come tutte le persone intelligenti possono avere delle diversità di opinioni, poi è chiaro che lavoriamo tutti e due per Palermo, vogliamo tutti e due per Palermo, è chiaro che dobbiamo in un certo qual senso cercare di volere il massimo per questa squadra. Grazie.